Cioè, ragazzi, è un po' strano fare questo video perché... Però ci tenevo a farvelo sapere, è successo. A Dubai ho chiesto ad Ambra di sposarmi e lei ha detto sì. E sono veramente felicissimo di questo. Avevo pensato inizialmente di non rivelare questa cosa, di tenerla per me, comunque di mantenere il segreto, virgolette, però ho resistito fino adesso, ma non ce la faccio più. Voglio condividere con voi questa gioia perché inizialmente ero un po'... confuso, perché è un passo importantissimo nella vita, ma adesso che sono passate settimane da quel momento sono solamente molto felice, non ce la facevo a tenermelo dentro. Vi voglio mostrare adesso il filmato di quando gliel'ho chiesto, che ci crediate o no, era un, diciamo, un ricordo. La mia intenzione quando l'ho registrato non era quello di fare il video e metterlo su YouTube, ma di tenermelo come ricordo. Tra l'altro era una sorpresa, Ambra non sapeva niente, quindi l'ho poggiato tipo a terra, ho fatto finta di voler registrare la fine del vlog che avete visto di Dubai, quindi l'ho tratto in inganno, così sono riuscito a farlo. Però quindi ve lo mostrerò, ci metterò una musica un po' lecia. Era una cosa privata che però vi voglio rendere pubblica, perché ragazzi è una cosa che mi rende troppo felice e che voglio condividere con voi, visto che siete la mia seconda famiglia su YouTube e soprattutto con voi. Sono anche cresciuto sia come età ma anche come persona, no? Quindi ragazzi, vi lascio a questo filmato in cui glielo chiedo, spero che insomma siate contenti, e poi dopo verrà anche Ambra e vi raccontiamo un po' com'è andata, scherziamo un po' tutti insieme. Che stai facendo, Mitch? Sto rispondendo, picciolo. In inglese, ma io non parlo inglese. Ma qua parlano tutti inglese, lo devono sapere tutti. Attenzione, aspettiamo la risposta. La sai già. Ah, non è che mi dici di no per prendere il trono? Prende il trono? Come uomini e donne. Sì, uomini e donne. Sì! Wow! Sì! Come mi arrestano? Davvero, stanno attenti che qua ti arrestano. E quindi ragazzi, è successo, ecco la sposa. E vi ho sposato! Sì! Sei contenta? Che imbarazzo! Infatti sì ragazzi, è un po' strano doverlo dire. Ah, oddio, è stato più strano doverlo dire ai genitori, eh. Infatti sono un po' forse rosso. Però potete stare tranquilli che per il momento ci sposiamo e basta, sì. Non ci sono altri progetti. Cioè, oddio. Oddio che? In tanti pensavano o che ci saremmo sposati o che avremmo fatto, cioè, ok. Baby. Quello ragazzi, secondo me è ancora più bello. Io l'avrei fatto molto volentieri, purtroppo... mica sto a parlare. Ho capito, mica. Allora, no, raga, ho chiamato la cicogna. Però ero occupato. Però, ragazzi, arriverà per il momento. Lo lasciamo a Gabbo. Che salutiamo e gli facciamo gli auguri. Ma, cioè, in realtà, come detto, non lo volevo dire. Perché comunque, sai, questa però è una ce cosa. La fa, è troppo però, ragazzi, non ce la ero troppo contento. E lo volevo dire troppo. Sì, sì, lo devo dire. Anche perché ci sposeremo a fine settembre. Anche perché Ambra, quando gli ho detto fatto apposta, lei, sì, ha cominciato a mandare messaggi alle mille. Già sa tutto. Al fotografo, oh, ma l'ha chiesto, dai. Vai. Sei pronto? Vai, scatta. Mi pareva vero. Sarà a fine settembre, io vi inviterei tutti. Però ho visto più o meno i prezzi e quindi... Sarà una cosa intima. Sì, diciamo sarà una cosa piccola, intima. Cioè, adesso noi stiamo organizzando. Perché è tra pochissimo, ragazzi. Cioè, è meno di 6 mesi, è pochissimo. Sono cose un po' strane, effettivamente. Quindi non credo vedrete molto. A parte le foto, perché comunque io inviterò tutta la crew. Verrà, insomma, vabbè. Sarà una bella festa. Sarà una bella festa, ragazzi. È stato romantico, eh. Sono stato bravo. Wow, amici, sei contenta? È stato bravo, è un posto speciale. Sì. Dove lo trovi un altro che fa cose così speciali? Dai.
Va, è stato bravo, mi ha portato in viaggio a Dubai, mi ha fatto questo regalo e alla fine ha terminato col pacchetto completo, è stato bravo. Meno male, penso se mi diciate no, raga. Però un attimo ho tentennato. Ma che hai tentennato che... diceva, oh mio Dio, ma che è vero, che tra l'altro io ho non detto, l'ho... La prima, no, la prima cosa che ho detto è stato... Ma veramente? Poi come ho già detto, quel video non lo dovevo neanche fare, cioè quelli sì, un po'... Sì, ma ha detto... Ah, no, la cosa è stata, mi ha detto finiamo il vlog, no, del viaggio, quindi io camminavo pure un po' quell'andamento, l'hai visto, no? Sì, perché lei si doveva fare i video che fa lei su Instagram, un po' così, cioè non pensavo di farla lì in quel momento, però ragazzi, il posto era talmente speciale, era talmente il momento giusto secondo me che l'ho voluto fare, l'ho voluto immortalare per un ricordo mio personale, che ho riciclato in questo che video. Fai vedere i nostri figli. Ma la cosa un po' particolare, bizzarra, è che comunque a Dubai non è che puoi proprio avere una, non puoi avere una manifestazione d'affetto così grande, cioè vabbè, non ovunque, però insomma bisogna stare attenti. Infatti quando lei mi abbracciava io da me pensavo, oh, levate che qua c'è il resto. No, fortunatamente in quel frangente c'eravamo io, lui e il bagnino. E il bagnino. So che sembra una cosa incredibile per quelli più giovani di voi, però in realtà noi abbiamo l'età giusta. Sì, sì. E stiamo insieme da 9 anni tra l'altro, quindi penso che sia arrivato il momento giusto, semplicemente un'occasione per fare una grande festa e riunire tutti gli amici, tutti i parenti e festeggiare, perché alla fine se ci pensate bene non cambia niente, perché cioè, noi già viviamo insieme, come detto stiamo insieme da tanto tempo, ci amiamo. Guardate come cambierà il saluto finale. Saluto a tutti da Mike Sciosha e da mia moglie Ambra. Io ringrazio il mio maritozzo per essere stato sul canale. Madonna. Salve a tutti ragazzi, bentornati a Max Sciosha. Sono con la mia moglie Ambra. Che brutto. Con la mia moglie. Con la mia moglie. Sono con mia moglie Ambra. Ciao ragazzi, eccomi qui tornato con mio marito Mike. Spero che siate contenti per noi, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao! Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Sciosha. Tutti quanti amano Mike Sciosha.